2 giorni di solidarietà piena attraverso l'arte. E quanto propongono gli artisti che espongono nello spazio Torkol Art a Pisogna in Via di Mezzo domani e domenica, mettendo in vendita le proprie opere per sostenere l'associazione Domani Zaftra, che a Pisogna, fin dalla sua nascita, ha avuto tanto sostegno per l'ospitalità ai bambini orfani di Chernigov. È stata recepita molto bene questa iniziativa, siamo molto contenti. Vorremmo raccogliere con questa raccolta di fondi per Domani Zaftra, che è la nostra associazione locale, alla quale facciamo noi un plauso perché noi facciamo niente a confronto di quello che fanno loro. La ringraziamo, cerchiamo di dare un nostro contributo. Cosa vuol dire per lei sapere che gli artisti di questo territorio si danno da fare, raccoglieranno fondi, sosterranno un'associazione e quello che viene ricavato andrà direttamente a chi ha bisogno? Per me vuol dire tanto perché è sempre un segnale a questo mondo qui, perché queste cose non devono esistere, dobbiamo essere uniti per sconfiggere qualsiasi male che c'è in questo mondo. E questo è un segnale grande da tutti gli artisti, quelli che appunto le persone che mostrano le bellezze di questo mondo e non distruggerlo. L'arte diventa più bella se diventa solidale. In questo caso voi avete fatto una cosa molto bella, due volte bella. Assolutamente sì, ci siamo riuniti tutti qui in questa grande stanza comunque per poter portare la nostra arte e, come diceva Giuliano, ecco, tutto ricavato assolutamente va in beneficenza. Essere artisti, dipingere la bellezza significa anche fare in modo che gli altri sentano la bellezza e quindi stiano bene. Assolutamente, anche questo è vero. E si dà colore, si dà colore, si dà fantasia e quello che si esprime lo si riporta sulle tele. Ecco. Voi avete fatto la vostra parte e continuerete a farla, adesso tocca al pubblico farla. Assolutamente, noi chiediamo un aiuto da parte del pubblico, qui facendo un'offerta abbiamo parecchie opere anche molto interessanti, le proponiamo dei prezzi molto competitivi, comunque i soldi che noi raccoglieremo, come ripeto, saranno tutti devoluti in beneficenza, il quadro ognuno potrà scegliere. Ci sono varie tecniche, vari tipi di espressioni, quindi ognuno ha sicuramente la possibilità di acquistare. E di acquistare qualcosa facendo anche un'opera di bene. Le opere in vendita sono un centinaio, destinate ad aumentare perché sono in aumento gli artisti che intendono partecipare a questa catena di solidarietà. Lo spazio Torkol Art è aperto in questo fine settimana dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 20.